Non sei fuori dall'inquadratura? Non o sei? Sei. Abbiamo cambiato gli sfondi, abbiamo cambiato di sottopancia? Sì, e ti piace, non li ho fatti io. Quando li hai fatti? Ieri, perché ho visto la diretta di Valentini e Lettera, dove c'era dietro una schermata nera con scritto multiplayer, tutta con i cosi sopra, quindi non si leggeva niente. Poi il sottopancia di Valentini, per farci stare il nome, che già era in bassa risoluzione quando li avevo creati. Prima li hanno ingranditi il granano, sì. E poi l'ha strecciato in orizzontale, sì, per farci stare il nome. Ma lì è il campione del mondo Valentini. Allora mi è venuto proprio il cancro antigrafica e ho dovuto farlo in 3 secondi. Il famoso cancro antigrafica. Sì. E devo dire che... Oh, che bello Alessio, 10 anni in meno, dice subito Isegrim. Allora, ha questo capello che è veramente imbarazzante, sembra col tirabaci, sembra la versione... Che è Ryan Gosling, hai detto? Sono Ryan Gosling. Ma lo sai, no, che hai Ryan una battuta, te l'ho strozzata in gola. È inutile che io possa dire superare qualcosa. Superare, sono Ryan Gosling. Sono Ryan Gosling, che non si può superare. No, ma anche Ryan Gosling ha detto lo sono Pianesani. Vorrei essere Pianesani. Ho provato a tagliarmi i capelli come lui. Anche qui Alessio è il nostro Benjamin Button. Allora, di che cosa parliamo oggi nell'introduzione a... Oggi abbiamo detto facciamo The Evil Within, perché io mi sono rotto il cazzo di stare al drago. Oggi, ragazzi, era una farsa. Hai visto l'artwork che ho fatto su Facebook? Scaricato, però. Hai visto l'artwork che ho fatto su Facebook? Quello con la merda dentro? Ti è piaciuto? Perché la merda in testa? Perché te la nocciola, io la merda in testa. Te la nocciola non è la noce, è il cervello piccolo. Ah, per me era una io avevo voce. Un cervello piccolo che sta nello slime, tipo, che emerge dallo slime. Che fluttua. Sì, perché no, perché se tu mi tagli la testa, un po' di slime cade e rimane fluttuante. Quella invece rimane in aria. Lo ma slime cade, quella no, invece. Perché c'ha la. Come levita. Cazzo si chiama? No, come cazzo si chiama? Ah, l'ippocampo. Là. Non è l'ippocampo. Vabbè, l'ignoranza al potere lì dentro. Che lo tiene su, lo sostiene. Perché c'è. Perché tu ce l'hai guardi, rigida. È rigida lì in quel caso lì, perché è un po' atrofizzata, quindi è rigidita. Capito. E invece è la merda. La merda, sì, mi faceva ridere perché ti esce dalla bocca soprattutto. Bello, bello, ok. Quindi, allora, quindi di che cosa parliamo? Qual è l'attualità videoludica? Facciamo un po' di game culture. Sì, parla della chiusura di Visceral Games. Visceral Games, allora, mi dispiace perché avrei tanto voluto, magari come tributo potremmo finire finalmente Dead Space 2, come ci viene richiesto sistematicamente, esatto, da una grandissima fetta di pubblico che è una persona. Luca Parri, che ci rompe le palle a oltranza per finire sto cazzo di Dead Space, sì, ma i giochi sono infiniti. Visceral Games, una chiusura che per me non è valutabile, a me dà un po' fastidio. Non come è valutabile, che significa? Non puoi esprimere un'opinione su quello che è successo, perché le dinamiche dietro una cosa del genere è talmente speculativo, visto che non c'è un giornalismo di inchiesta che va a intervistare le persone, scopra le sensibilità o i retroscena. Semplicemente ha chiuso Visceral Games e uno dice: perché vogliono mettere le microtransazioni in Star Wars? Perché deve essere un gioco come servizio? Perché Visceral Games fa cagare? I single player sono morti? Cioè, la fiera delle stronzate. E per me questa roba qua, per quanto sia la vita, perché mi raccomando ragazzi, cliccate su ogni notizia che farà Tagliaferri sulla chiusura di Visceral Games, non saprete mai che cosa ha detto. Viva ci fanno i complimenti per il maestro Bracardi in sottofondo. Viva il clickbaiting, ma non è giornalismo, tutto gargarismi intellettuali veramente noiosi. Quindi secondo te? Hai parlato forse quasi 3 minuti. Non hai detto niente. Perché non è esprimibile? Ti ho giustificato. Mi dai la tua idea? Fatto la ti ho giustificato non perché... dando un'idea. No, ti ho giustificato, cioè, la ragione. Dici che ne pensi di questa chiusura? La tua risposta è che tutto quello che hanno fatto gli altri è merda. Ti ho giustificato perché non è possibile dare un'opinione. Ma perché? Perché non ha senso. Perché la gente dà le opinioni su come si è comportato un allenatore. Ed è per partite. Questo che il mondo fa merda. Perché gente senza competenze continua a dare opinioni su cose di cui non si è minimamente informato o di informazioni cui non ha accesso. Intanto ti interrompo, arrivano un po' le informazioni. Devok, che recupera una famosissima aneddoto, dice: Alessio è come Alberto Angela senza il pisello. Pisello abbatte, che recupera. Grande, però è già qualcosa. È interessante. Perché intanto vai, finisci a letto. Poi si scopre la tragedia, esatto, in quel momento. Esatto. Ma di solito quando sei orizzontale è già fatta. In che senso? Che quando tu arrivi a essere a letto, dopo. Cioè, è impossibile. Una donna dice: sei troppo piccolo e se ne va. Beh, è veramente improbabile, insomma. A te non è mai capitato? Diciamo che. Diciamo che abbiamo discusso. Ah, c'è stato un dibattito, ok. Ma io me ne andrei. Ma no, rimani. Non è proprio piccolo quanto. Esatto, ho anche i biscotti qua di bianco. Quindi c'è stato un dibattito, ok. A parte questo, a parte quindi niente.
No, non proprio, non me ne... Okay. Non è niente. Io invece mi esprimo senza problemi. Allora, la mia opinione è probabilmente Alessio gioco... che ha paura a esprimersi. Allora, probabilmente il gioco faceva merda. Ecco, per me, infatti, allora, suppongo anch'io che tutto il dibattito, in realtà volevamo fare un mondo di gioco più aperto, volevamo fare un gioco che durasse di più nelle mani dei giocatori mettendo i servizi, sta roba, anche per me sono tutte minchiate, semplicemente che sta cominciando a venire fuori da un paio di indiscrezioni interne, non so chi di voi segue NeoGaf e Reddit, da... un bel tweet del tipo che ha scritto quel bellissimo libro Blood, Sweat, Pixel, che non mi ricordo come si chiama, che fondamentalmente il gioco era una merda. Cioè loro sono stati 4 anni, quasi 3 anni e mezzo mi sembra, di sviluppo per fare un gioco che in fase di playtesting risultava essere una merda. Non era divertente. E quindi hanno preferito troncare piuttosto che rifarlo. Che tra l'altro è anche immaginabile, perché Visceral Games, sì, hanno fatto il primo Dead Space, già il secondo e il terzo... Molti sono di sotto aspettativa. Battlefield Hardline, non so chi di voi se lo ricorda, è stato veramente una roba dimenticabile. Ricordiamo che Visceral, dopo che hanno fatto i primi due Dead Space, come mi suggeriva il buon Vincenzo, i capi se ne sono iti e sono andati a fare Sledgehammer Games con tutto il team senior. Quindi comunque già era abbastanza... Mamma mia, quanto rompi il cazzo, Iac. Mamma mia. Ma tu pensi veramente che abbia cambiato qualcosa? No, zero, cioè, non ha fatto cioè, niente. Ha fatto prick, non ha fatto niente. Allora, invece, niente, ci tenevo. Mentre abbiamo qui Anselmo che allora, si è fatto tre giorni di ferie. Cos'è che sta facendo? Tre giorni di ferie. Iaco si è fatto 3 giorni di ferie guidando le macchine con Antonio per 3 giorni. è andato a giocare a Gran Turismo. È tornato e mi fa... Però in realtà io domenica avrei lavorato. Cioè, ha detto. Cioè, è andato là a guidare in pista delle Lamborghini. Mangiare. Cioè, mi fa. Però io in realtà domenica ho lavorato. Certo. Ho detto, sì, vai. Cioè, normalmente dopo paghi per quella roba. Poi li mando a ThyssenKrupp. Poi faremo due discussioni, vai. Invece, mi piacciono questi momenti di approfondimento videoludico, sì, pre-partita. C'ho anche la seconda domanda per iniziare a giocare. Perché? Perché la gente comincia a pensare che io sia competente in materia. Infatti, faccio le domande e preparate. Mercoledì, mi pare, se riesco, sono intervistato. Cioè, no, il prossimo. Sarò intervistato live su Facebook da topgamer.it. Non so se li conosci. No, quelli che sono forse nati quella di Fabrizio, recentemente. Fabrizio. C'hanno un logo carino a forma di joypad rosso e blu. Non li hai ancora conosciuti? Non so, perché Top Game non è Fabrizio... È relativamente nuovo. Non mi dire Fabrizio, perché non mi ricordo neanche come ti chiami tu. Troviano? Non lo so. Perché comunque avrebbero scelto di intervistare te invece di me? Infatti anche per me è incomprensibile. Non ho capito perché abbiano contattato. Io sono molto offeso in questo momento. Ricordatevi, Top Gamer avete un nemico. Sì, esatto. Nell'industria dell'editoria videoludica. Sperate di non aver mai bisogno di nulla. Da multiplayer. Esatto, da multiplayer, da tutto nel tatticcio, perché quel giorno sarà. Confermo Fabrizio Tropeano. Ah, saluto, okay. Saluto Fabrizio. Magari è quello che mi ha contattato per dirlo. Allora io lo odio ancora di più, perché il nostro ex redattore che io ho fatto entrare, cioè proprio allora adesso Fabrizio, mi dispiace, c'è la croce, proprio la stella della morte di Okuto in questo momento. Ma qui è quella merda dei Top Gamer, no, ad ogni pressur. Confermo. Comunque l'altra domanda velocissima, che poi iniziamo a giocare, sì, è... Ah no, no, c'è un problema. L'ultima cosa, l'ultimo inciso, c'è un problema a giocare. La Lecce di Mario la fa Pacchetta. Grande è uscito. Sta Alessandro Pacchetta. Sta per uscire Super Mario Odyssey, ragazzi, è Nintendo Moment. Vi prego, comprate Switch, comprate il gioco più bello, il platform più bello della storia dai tempi di Super Mario 64. Sì. Mi raccomando, ragazzi. Hai interrotto? Perché il cambio mi sta rompendo. Fammi la domanda, poi la dico dopo quando voglio che ti schieri in merito al caso Weinstein. Cioè, sei anche te a favore delle molestie sessuali sulle donne? No, o... allora, no, io non so, dipende dalla legislazione di ogni paese se la molestia sessuale sia mentale, reato o meno. Poi definiamo e come viene definita, cioè, la... Perché ci sono dei paesi in cui la molestia sessuale non è reato? Sì, no, dipende, cioè, no, è che va definita, no, va definita la molestia sessuale. Ci sono dei paesi in cui cambia che cos'è una molestia sessuale. È importantissimo. No, perché come hai detto, sembrava, ci sono dei paesi dove se molesti una non è reato. Probabilmente ci sono dei paesi, sì, in Africa, dove però a parte questo, perché se, cioè, se tu vai a fare un colloquio di lavoro e uno ti dice se mi fai un pompino io ti assumo, è teoricamente una molestia sessuale. Dipende, non so se sia reato, ok? Beh, dipende, però, perché io a te per esempio ti dico, se non ti tagli i capelli non Aspetta, fai più le live. Esatto. È una molestia? Capisci che anche lì il dibattito si può aprire. Oppure non ti fai finire la risposta! Sì, dimmi. Allora, partendo da questo presupposto, che la definizione di molestia sessuale è molto molto importante, dall'altra parte hai un'interlocutrice, nel caso specifico, visto che parliamo di donne, che può tranquillamente dire il tuo cazzo tienilo nei pantaloni, a me del tuo lavoro di merda non me ne frega niente, esco e vado al giornale e lo dico. Poi, è ovvio che le opzioni sono tante, sono vai e non dici niente, perché in ogni caso... Vai dove? Te ne esci... Ah, ok.
E non denunci. E non denunci perché giustamente addirittura ci si potrebbe ritorcere contro, perché okay, è difficilmente dimostrabile, ti rovini la carriera inutilmente. Okay. Puoi fare il pompino, prenderti il lavoro, puoi fare il pomprino e non prenderti il lavoro perché non l'hai fatto bene. Perché normalmente i produttori comunque ti promettono mari e monti, sì, beh, certo, per nel contesto. Alla fine l'ho fatto anche con te. Esatto, e quanti pompini. Esatto. Ma io ancora. Esatto, ancora oggi ti dico guarda che e io dai, ti prego. Poi E quindi soprattutto da quello che è emerso, da quello che ho letto, non ho approfondito perché anche gossip, lì è sempre uguale a Visceral. Non c'era violenza. Almeno hai letto di qualcosa. Non so cosa intendi tu con violenza. La costrizione fisica, no. Non può essere solo psicologica. Psicologica devi andare però in tribunale. Però è molto sottile perché ho letto 2-3 interviste, c'era quella lì. Una pressione psicologica, un mobbing spietato? Oddio, chi era? Non era Charlize Theron. Ho letto una delle ultime che aveva detto che era salita, non mi ricordo chi, che comunque c'era lui che la spingeva a camminare nel corridoio. C'era questo racconto di lui che le aveva messo la mano sulla schiena spingendola sul corridoio verso la sua stanza. Che allora, se la violenza è configurabile in ti meno, ok, no, però no, già no, la costrizione molto grande, sì, aspetta che ti sto spingendo ad andare, sì, però, già si configura come violenza. Esatto, però già è una violenza. Aspetta, però se io ti spingo e lei semplicemente dice tieni giù le mani, dobbiamo separare le cose. No, è importantissimo. No, per me è importante separare le cose perché sul discorso del eri libera di girarti e andartene, io per esempio sono uno di quelli che mi aggancio alle critiche fatte da Sergento che non te ne puoi uscire 20 anni dopo. Per me quella roba, per me quel momento ti alzi e te ne vai. Ma poi uscite, poi no, ognuno può fare il cazzo che gli pare. No, per me una volta che l'hai fatto basta, non ti puoi più lamentare. No, però una cosa, però è importante, se io ti spingo, ok? E tu mi rispondi, tieni giù le mani e io tengo giù le mani, in realtà ti ho mosso una piccola violenza, è quella diversa. Ma l'ho ritirata. Esatto. Se invece al tieni giù le mani, è la contieni, è da denunciare, okay, proprio violenza fisica. Va bene, sì, ci siamo. E bisognerebbe scendere nel particolare, poi rimane il fatto che stiamo parlando di produttori di Hollywood, le posizioni di potere hanno sempre imposto alle Di uno esatto, che se ne sa, ce ne staranno almeno altri mille. Esatto, che fanno milioni. Che fanno esatto, uguale, non cioè, la questione è configurare i reati, definire il caso contestuale e perseguirlo se accade. Nel caso specifico, secondo me, è molto difficile andare a definire, a configurare un reato. Quando è stato consensuale, quando c'è, secondo me è impossibile. Con tanto tempo. Guarda Roman Polanski, che è ancora sotto c'è addirittura l'estradizione. È ancora sotto quella roba è impossibile. Cioè, Weinstein è impossibile che finisca in galera, a meno che per sbaglio qualcuno non ha veramente registrato. Dopodiché è una presa. Cioè, la cosa sconvolgente è sempre e solo a livello culturale. È ovvio che perché ci sarà sempre l'attrazione, cioè se io lavorassi a stretto contatto con una ragazza e questa qua mi viene a piacere, è ovvio che ci proverei. E metti che io sono in una posizione superiore di potere, non sai mai se dice di sì per capisci, cioè, e dopo può uscire, cioè non è definibile. La questione è che culturalmente il fatto che ci sia questa cosa per cui ci siano degli affamati di figa nelle posizioni di potere, come abbiamo avuto Berlusconi, non mi assumo la responsabilità di quello che dico ovviamente, perché se Berlusconi ci segue sempre piuttosto, cioè fa schifo culturalmente, ma soltanto un'educazione al rispetto, alla parità di genere, alla tolleranza cambierà le cose. Il microfono di altro non cambierà le cose. Pensa che adesso continuiamo per altri 30 minuti. 30 minuti. Ci siamo detti che alle 45. E pensa, sono tutti però qua, si lamentano ma rimangono. Comunque mi ha capito, Alessio sta perdendo tempo per non giocare. Vi giuro che ho paura, ho il friccicorino alle dita della. Secondo me quello che ti ha capito è Luca Gezzi dice ad Alessio non piacciono le ragazze. Allora ragazzi, chiudiamo qua le digressioni. Solo una cosa, volevo ricordarti Pierpaolo che è stato assodato al 100% che la mia intuizione delle fiammelle che guardano da una parte assodato o dall'altra assodato. Io penso che si possa dire è stato assodato al 100%. È stato assodato, secondo me non perché è assodato, no, assodato probabilmente è, secondo me è, non è stato assodato, secondo me è assodato. Non è stato assodato. Secondo me è assodato. Oppure è stato confermato. Secondo me non si dice è stato ragazzi, assodato. Potete controllare. Per me, è curioso. Ti concedo il beneficio del dubbio. Grazie. Il beneficio del dubbio. Comunque è assodato. Che le fiammelle guardano in una direzione o nell'altra a seconda della direzione che prenderanno. Quindi mi stai dicendo che tu adesso noi ricominciamo e non ti colpiranno mai più? No, perché a me segue l'intuizione, deve seguire la trasmissione per il mio cerebro rinsecchito e rigido, okay. Deve arrivare alle mani e mi devo anche ricordare nord, sud, ovest, est. Sostanzialmente non cambia nulla. Io semplicemente capirò prima di te che sto per morire. Non sono neanche così sicuro che arriva l'input che ti faccia capire. No, perché se si ferma qua il cervello funziona. Accendi. Un'altra cosa, vorrei fare una precisazione molto molto importante. A parte che tu continui a giocare da solo, che sei arrivato all'ape. Ci sono arrivato il prima volta che ci ho giocato. Non va bene. Da quando abbiamo iniziato la live non ho mai messo le mani. Allora, vorrei che tu considerassi le mie capacità.
Start, spingi. Le mie capacità di giocare. Giù. Spingi. Come un cooldown. Cioè, come se avessi un cooldown a rovescio. Cioè, nel senso, io, mentre gioco, farà due ore, comincio a prendere a impratichirmi leggermente, ok? Si è alzato. Poi... ogni ora che passa. Esatto, e calcolando che giochiamo una volta a settimana, io riparto forse più indietro di come ho cominciato la settimana prima. Però è quello proprio un cooldown, però. Alla rovescia, perché scaldo, poi esatto. si raffredda. Sì, è molto importante questa cosa. È alla rovescia, infatti, ho detto un cooldown alla rovescia. Okay, devi cambiare le cose prima che iniziamo? Sì, dimmi che cosa devo mettere. Non lo so, scegli te. Cosa spingo? Allora, shot qua. A, voglio quello automatico. Sì, questo c'è qua. Automatico. Ok, io giusto. Shot super, B. Super rimesso. No, shot B è. Questo è quello automatico. Questo è questo quello, è il boomerang. Quello che torna indietro, sì. Ok, entrambi vanno bene. La super normale, il charm più uno. E mi devi dare dei soldi per comprare un altro sì, cuore. Sì, aspetta, te li passo. Senti, mi ricordi i pulsanti? Qual è la scommessa del bere? Che se faccio cagarissimo, oltre ogni livello, bevo qualcosa. Okay, allora, intanto versa perché facciamo il primo bicchiere d'inizio, va. E se fai cagarissimo? Ti fa una bella domanda, Sal 85. Ci ho pensato proprio questo weekend, perché mi sono svegliato un po' di mal di schiena. Non hai più problemi di schiena da un sacco di tempo. Perché faccio sport. Ma l'hai sempre fatto sport, no, però? No. Non l'hai sempre fatto no, sport? No. Perché quindi dicevi solo cazzate quando dicevi faccio sport, no, nuoto. No, lo faccio, ma i periodi in cui lo faccio sistematicamente, ovviamente la massa muscolare sostiene e dopo per un bel po' di tempo sto bene. Se ricontinuo a diventare molle come è la mia naturale... Ti rifà male la schiena. Sì, perché diventa la schiena è l'unica cosa che sorregge il mio corpo. Capito. Visto che non ho massa muscolare. Ok. Se inizia, che dici? Spingi un bico se iniziamo? Cosa spingo? Est. Ok, poi dimmi una cosa. Mi ricordi i pulsanti? Non mi ricordo più i tuoi pulsanti. Che no, non li ho cambiati, sono normali. L'avevo messo in reso. Sì, fidati, dimmi i pulsanti. Con ovest spari. Con nord. Hai dovuto guardare anche tu. Con nord fai il dash. Il dash. Con a sud salti. Salto. E con questo qua sinistro cambi. Cambio l'arma. E questo qua non serve un cazzo. Non era super. Sì, era super. Mamma mia, io c'ho veramente. Ho sbagliato arma. Porca troia, guarda, sto giocando malissimo proprio già. Vabbè. Comunque anch'io all'inizio ci devo riprendere un po' di mano, eh. Devo ricominciare, Alessio, perché ho... Perché fai cagare? Sì, sono morto. Io mi dispiace per te. Io invece finisco il drago. Ok. Mentre finisci il drago, cammina la voce, vai. Dove sei? Sono morto. Ma scusa, perché non ti... Perché non sono c'era... molto saltato. Saltando. No. Bravo, sei campione pure tu, eh. Volevo fare. Devi cambiare arma prima di fare quella super quella sì, banale. Lo so, l'ho capito. Ma questo fai che fai? Io non l'ho capito. Niente, secondo me se ti arrivano dei mostriciattoli addosso non ti distruggono. Guarda le fiammelle. Ah, sì. Così impari. Sì, hai ragione. Mi sembra guarda che le... chiudono gli occhi. Devi guardare. Sì, ma stanno con devi, gli occhi chiusi. Stai zitto e guarda. Hanno non gli occhi chiusi di... prima di non saltare. Mi devi uccidere. Devi guardare dove si girano. Non mi devi uccidere. Che significa? Io non ti sto facendo. Non mi devi uccidere. Hanno gli occhi guarda, chiusi. Non c'entrano, guardano. Non tu hai detto che guardavano zitto! Con gli occhi. Vedi che si è girato dalla parte dove saltava. Devi guardare dove si girano. Ma guarda e stai zitto. Tu lo fai apposta. Girato a destra, girato a sinistra, ragione. Amen! Hai ragione, cazzo. Invece di parlare a vanvera. Guarda, lo potresti finire, eh? Cioè, la super. Adesso appena arrivano i tipi... Esatto, fai la super subito. Poi sbrigati a saltare in su, eh? Secondo me... No. Non pensavo che... Fatto? Mi ha sparato vicino. Comunque, ragazzi... God of gameplay, eh? No, per i God se l'avevi finito. È di God, altrimenti sei. Ma che devi giocare anche tu, eh? Che significa? Che devi giocare anche tu. Che significa che devo giocare anch'io? Sto giocando, che significa che devo giocare anch'io? Oggi veramente. Oggi non c'è partita, eh? Ah,
giocando malissimo oggi, oh. Mi sembro Pianesani. Abbiamo invertito i pad senza saperlo, mi sa. No! No, sono morto! Quanto cazzo sono? Quando mi ha preso quello lì? Ma non mi ha preso, ma quando dimmi mi ha destra preso? O sinistra? Dimmi destra sinistra. O sinistra? Va bene. Destra! No, vabbè, no, fai, sai che fai più in meglio vederlo che fare? Sì, ma usa la super, così la consumi su di lui. E parla invece di dare informazioni utili. Ma che informazioni inutili? Ma che informazioni invece inutili? Invece di dare informazioni utili. Ma che cosa ti dovrei dimmi dire? Dimmi destra e sinistra. Non faccio in tempo a dirtelo. E allora stai zitto. La super, la uccido senza super. Ma, e dopo c'ho la super. Devi uccidere senza ma super? Io faccio un gioco come cazzo mi pare. Ti devi andare a fagurare, eh. No, veramente proprio, eh. Che per ora stai succhiando clamorosamente. Sì. Vaffanculo Pierpa. No! Ecco, guarda ah, che... Ah no, lo prendo, per forza. Ma cosa cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Ma chi ti si incula? Ce l'aggiungi? No, non l'ho visto. Però quanto saltano in alto non lo puoi sapere. Questa è una stronzata. No, però vai nell'altra parte. Sì, allora, andare, questa è una cazzata. Devi andare nell'altra parte. Non sparare! Coglione! Scusami se sono un fenomeno! Ma fenomeno di cosa? Non sparare! Coglione del cazzo, non devi sparare! Ma guarda che sei forte, eh! Perché sei morto? Perché tu sei morto, coglione? Tu che sei veramente un coglione, sei. Deficiente, porca miseria, proprio. Perché sei un coglione? Ma perché sei saltato? Perché sei morto in quel modo idiota? Ma sei morto anche tu? Sì, ma ti ho salvato. Cioè, ma perché hai continuato a sparare? Mi hai fatto colpire dallo sparato. Sì, prima mi hai fatto colpire. Mi ero dimenticato quella cosa lì. L'hai fatto 7 volte prima, no, cazzo. Però ne è partita una di bombette alla fine. Cioè, non mi ha colpito quella tua bombetta. Sì, ma una sola volta. Cioè, quindi non è che sono state 800. Hai fatto cagare prima. Sì, vabbè. Ecco, guarda. Ecco. Lo ricominciamo? No. La ricominciamo? Devi stare attento, ti ho detto, cazzo. A cosa? In generale, devi stare attento. Che spreco. Ma che spreco? Mamma mia, che schivate. Sì. Ma veramente sei proprio un coglione del cazzo, proprio. Io purtroppo ho un sei veramente un coglione. Ho un problema a giocare con te. Perché tu mi salti sopra e non capisco. Sì, ma io sto fermo per conto. Ma guarda che veramente sei proprio. Sei proprio. Veramente, eh? Sei proprio. Ma veramente, eh? Mamma mia, ho fatto una schivata. Lei che è la metà proprio è maestria. Ok.
Comunque questa cosa delle fiammelle cambia tutto, eh. Bravissimo. Se continui a sparare ti ammazzo. Niente. Se veramente che meriti, ma hai fatto, ma hai fatto una grande mossa. Hai fatto, cioè, veramente meriti non la morte. Non capisco quando finisce. Non capisco quando. Veramente. Me lo devi dire, stop. Mi devi dire stop. Dimmi stop, eh. Stop. Mi volevi dare dello stronzo e sei morto. Sì, perché quel fatto che tu l'hai presa in piedi. La bravura di Alessio è proporzionale alla scarsità di Pepper Paolo. Cioè, se tu fai cagare, io divento un fenomeno. Porca miseria, oh. Cioè, quel fatto che ti sei fatto colpire dalla palla ti ha distratto. Anche a me prima mi ha distratto. Cioè, veramente. Ma due ore qua non c'è nulla. No, dai, rotto il cazzo. Devi ti riesci a concentrare? No. No, ti devi sforzare. Papà, quando l'ho preso, ma che stronzata proprio. Cioè, non l'ho neanche sfiorato, non l'ho. No, non l'avevo preso. No, dai, vabbè, impossibile. Impossibile, non l'ho mai preso proprio neanche per finta. Ma perché sono caduto, coglione? Questo proprio ormai è quasi una passeggiata seduta. Se non usi la supera, le... Vabbè, vabbè. Proprio vabbè. Tento! Me lo mai avevi detto stop? Ma cosa ti devo dire? Devi stop? Devi dire comincia o stop? No! Stop. Ma quando sono morto? Io sono morto però, per salvarti. Per salvarti, Pierpaolo. Quando mi ha preso? Ma ti ha preso! Sei ma quando non mi ha sfiorato neanche! Non mi ha sfiorato! Ancora questo livello! Quanti c'è gente? Veramente mi sta venendo il marmatrone atomico proprio. E comunque siamo lontanissimi dalla fine, non so se sì, siamo. Certo, la super, non la usare più la super con il. Ma sì, ma per. Non usare la super con le fiammelle. Ma perché non la devo usare? Perché non ce l'hai dopo. Ma tanto mi siri, io faccio in tempo a farla ricaricare. No, no, sì. Perché gliene dobbiamo tirare due a quell'altro. Ma sei tu che non la tiri mai, io la tiro sempre a lui, la super. Una sola, gliene devi tirare tu e mi fai morire. Non mi ascolti e mi fai morire. Ma che vuol dire che ti faccio morire? Perché, ma perché non mi devi contraddire. Te. Non mi devi contraddire. Ma se non usare le fiammelle. Perché appena entri usi la super sul drago. E poi la ricarichi e usi la seconda volta la super col drago. Alla fine, alla terza cosa. Non la usare con le fiammelle che non moriamo. Come cazzo ti pare? Provaci cazzo, ascoltami. Si capisce perché dovrei limitare i non colpi, limiti però niente. Va bene. La fiammella ormai è una passeggiata, hai detto. Quindi non hai bisogno della super, come questo qua. Questo perché lo faccio in tempo a caricare. Mi scoppia la testa, mi scoppia la testa. Se mi fai urlare così mi viene un ictus.
certo, sì, era difficilissimo proprio. Sì, impossibile. C'era proprio scritto nel gioco, è impossibile. Tipo qua. Porca troia, che sega del cazzo. Sto giocando male, sto giocando ah, male. Ah, sì, sì, invece di solito giochi per benissimo, eh. Prima l'ho quasi finito da solo. Sì. Io allora non lo uso, sento le stronzate che dici te, eh? Sì. Sì, vabbè, vediamo le cazzate che dici. Perdiamo un'ora su questo qui. Sì, non cambia niente. Il tempo è una risorsa illimitata. Ma non c'entra niente, comunque ci esponiamo maggiormente ad essere colpiti. Guarda, devi stare zitto! Tu devi tacere, è 3 ore che parli a papera! Incredibile. Cioè, tu non lo vuoi finire, tu non lo vuoi finire! Devi stare fermo e dovremmo consumarle le cose in questo punto. Visto che fa in tempo a caricarsi, non perdere altro tempo su un punto facile. Vedi che sei un coglione del cazzo proprio? L'avremmo già passato se avessi usato la super. Va benissimo così. Guarda, benissimo così. Abbiamo tutti e due le super. Se spari ancora ti ammazzo. Come ho fatto? Come sono morto io? Ma l'hai usata tu la super? No, l'hai usata te! Ma neanche ti accorgi quando usi le cose? Dovevamo sparargli qua. Sì, esatto, ci siamo dimenticati che c'era la necessità di sparare. Ma perché la spari là sopra? Perché la spari? Che vuol dire perché la spari? Ma la devi sparare, devi beccarlo! Ma parlo! Guarda invece di parlare! Guarda il cazzo di gioco di parlare. Dimmi quando devo sparare. E basta, non dire più nient'altro. Ora! Stop! Ora! Non mi hai salvato. Ma come faccio a salvarti se sei coglione? Spiegami! Se non lo finisco, giuro su Dio che bestemmia. Niente, non muore! No, sei una merda! Sei una merda, devi morire! Devi morire! Sei un coglione! Sei proprio un coglione! No, veramente, guarda perché che se non lo urlavi, passo... Se non urlavi! Se non lo passo ti ammazzo, Alessio, ti ammazzo se non lo passo! Perché urli in continuazione? Perché sei un... Perché cazzo hai dovuto rubare la vita? Perché, stronzo! Perché ti davo una mano! Ma che cazzo sei morto dopo un secondo, stronzo! Perché hai urlato! Veramente, sei proprio un coglione, sei! Mamma mia! Ho temuto che se non lo passavo ti ammazzavo. Non sto scherzando. Ho temuto per la mia vita. Se ti ammazzavo proprio. Ma perché non l'hai detto? L'ho detto tutti. Rubagli la vita. No, veramente ti ammazzavo. Guarda, tre macchie il controllo. Cioè, veramente ti uccidevo se non lo passavo. Ti uccidevo sul serio. Adesso bevi il bicchiere. Cioè, veramente proprio. Mi hai sudato all'infinito. Cioè, se morivo per quella comunque cosa. Comunque, puoi ammetti che l'hai passato solo grazie a me? Assolutamente. Ok. È stato fondamentale il tuo rubarmi la vita e morire dopo un secondo. È stato la parte che mi ha permesso di passare. Il volante. Incredibile, sta cosa che continua a vibrare, eh.
finito? Ma si può bloccare in qualche modo? No, lo posso spegnere e riaccendere. Dove andiamo? Basta, abbiamo finito. Non dovremmo aver finito. Aspetta, devo controllare. Sì, abbiamo fatto tutto. Tutto? Esci, sì. Non ci sono monete. No, non c'è niente, Alessio. E dove vado? Che vuol dire dove vai? Devi andare terzo. Tutto punto. Merito di Alessio, sì, visto? Sì, 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 sì. Alessio vittima di mobbing. Oggi esatto, denuncia, scatta Bernstein. Dai, vittima di mobbing di cosa? Di mobbing, di mobbing. È tutto mobbing. Allora, il pad vibra perché hai citato dalla tua penna. Sì, sì, che sì. Che cosa sì. È successo? Siamo arrivati alla terza isola, no? No, che cosa dice? Leggi, traduci tu che sei italiano. No, non lo so. Fai caccare. Non stavo così tanto da ridere di grosso. Mi sono dimenticato. Ci tenevo a salutare, che non l'abbiamo mai salutata, Alessia Simoncelli. Assolutamente, no, l'abbiamo salutato una volta. L'abbiamo già salutato sì, una comunque volta. Salutiamo comunque Alessia. Saluti che ci guarda da casa, che è una dei nostri tantissimi ascoltatori, fan, che ci guarda da un letto di ospedale, da malattie incurabili, tumore, qualsiasi cosa brutta ci sia sul pianeta, i nostri utenti ci seguono. Se la prendono e ci seguono. Magari per augurarcelo o qualcosa del genere. Esatto. Qui non entreremo per mai. Per osmosi vorrebbero passarci. Qui non entreremo mai. Perché l'ape? Cioè, è un alveare quello? Sì, è che non lo vedi. Subito, alla prima. No. Via, vieni. Siamo tutta la alveare, lì. Alveare. Siamo tutta alveare. La lì. Dopo possiamo uscire, non siamo obbligati. Ragazzi, vi faccio vedere come si fa l'alveare se mi sblocchi questa cosa qua. Perché continua a vibrare. No, ti smette da quando parte il livello, smette. Spingi A. L'ape sarà il nuovo trago, confermo perché è impossibile. È impossibile. Però mi devi insegnare. Grande, bravo Alessio. Vedi, per bravo Alessio. Oh, è impossibile. Cosa devo fare? Ammazzare. Prima di tutto mi arriva il poliziotto stupido. Devo salire per no, meglio. Devi ammazzare il poliziotto. Quella roba che cola è scoppia. Pericolosa. Ho detto quella che cola. No, Alessio. Sono ovviamente, morto. Ma perché cadi sempre? Sì, ma lui lo devi colpire, non è che ci dobbiamo guardare, E l'ape invece niente, che vola, niente. L'ape che vola la posso colpire. Muoiono tutti, muoiono! Allora è facile. Cioè, sei già morto. Ma non capisco niente di quello che sta succedendo. E tu dove sei? Se stai fuori dallo schermo ti uccidono. Però non arrivano le pallone. Cioè, veramente, Alessio, non la posso più che mi puoi rubare le vite e muori. Veramente, hai rotto il cazzo. Non capisco. Hai rotto il cazzo. Guarda, studia il nemico invece di parlare. Studia il nemico. Perché? Perché le mie pallottole vanno lì ma non gli fanno niente. Devi stare zitto! È impossibile per me. Basta, usciamo. Non lo passerò mai, questo. Ma è pericoloso, quello ti uccide. Sì, ma devi stare... Alessio, mi hai continuato a rubare vite. No, mi hai continuato a rubare vite. No, ne ho rubata una. Ma perché niente? Sei vivo! Perché sono vivo? Ma perché sono vivo? Basta, Alessio, basta. Ma tu avevi... Basta. No, me lo devi spiegare. Perché ti ho risuscitato tutte le volte. Ma l'ultima dopo volta che mi hai rubato la vita ho continuato a risuscitarti, sì. Ma Alessio, perché non me l'hai detto? Non me l'ero rubato. Perché io penso che guardi lo schermo, che dici? E perché tu avevi ancora tutti i punti vita, anche se te l'avevo rubato? Non avevo, infatti sono morto. No, avevo un ultimo e sono morto. Ah, le carte sono là. No, nella sua, Alessio, sono 4. Sono 8 ore di gioco, ancora non hai capito, Dai, spingi quel cazzo di pulsante. Controlla il disco. C'è la pila scariche. Il mio sta lampeggiando. Il mio sta lampeggiando. Non va. Non va. Cos'è che non capisci? Non va. Cioè, che cosa c'è di complesso nel concetto di spingi ritrai. Non va! Spingi ritrai. Ah, devo spingerlo io. No! Non muoviti! Va. Non va! Stacca la batteria dietro allora se non si muove. Stacca la batteria dietro. Poi? Quella poi la riattacchi. Mi faccio portare le batterie da Armando? No, fatti portare un cervello nuovo. Attacca, rimetti le batterie. L'ho già rimessa, non vai. Vai, rimetti le batterie, grazie. Spingi, adesso accendi il pad. Lo devo accendere. Sì. Muoviti. Hai visto? Quanto durerà però? Quanto durerà questa cosa? Ma questa cosa? Perché si vede che si stanno scaricando le batterie. No, si vede che non sai giocare, Ale. Devi colpire questo, per favore. Ce la fai? No. No, ma è ripartito, Yak. Ha
Allora, non gli devi sparare però, eh. Il gioco non è che schiva solo i nemici. Il gioco ammazza i nemici, eh. Niente. Colpito. Vabbè, mi è entrato da dietro. Vabbè. Devi stare zitto. Sì, sennò... è perché altrimenti stai vincendo. No, perché no, però no, no, così no. È ancora peggio. Cioè, così mi segue una cazzata dopo l'altra. Guarda da dove compare lei adesso. Devi stare attento a vedere dove compare lei. E levati da sotto di lei. Se compare sotto di lei. Ok, compare la destra. Bacia addosso, addosso. Sparale. Non so neanche cosa è successo. L'uvolante. Non ho capito neanche perché sono morto. Ma che scatto hai fatto? Vai a fanculo, Pierpaolo del cazzo. Fai cagare anche tu, eh. Infatti, guarda, sono arrivato come te. Guarda, cioè, quello lì. Dai, rifacciamo. Impara i pattern. Visto che sei non li riesco. E devi impararli, Alessio, perché altrimenti non finiamo più. Questo altrimenti è impossibile. Allora, io non potrò mai migliorare. Non posso migliorare se tu ad ogni morte non se mi stigmatizzi in quel modo. Io non posso. Quindi stai zitto. No, devi. Okay, no! Okay, però okay. Devi evitare. Sì, perché mi è impossibile. Mi è impossibile dopo concentrarmi. Ho capito adesso che quelli lì sono bombe che esplodono per i capi. Porco il cazzo! Porco il cazzo! Questa fa comparire o il triangolo che spara i triangoli o la quella lì, quello lì. E rimani fermo invece di spostarti. Hai detto che non parlavi. Vabbè, ok, allora giochiamo come degli idioti, vai, giochiamo come i cretini. Io non so dove sono, non so, Più carota, meno bastone con Alessio, vedi? Ok, vai. Va bene, più carota, meno bastone, va bene. Dai, Alessio, anche qua, sei bravissimo. Bravo, così. Però più convinto. Vabbè, è normale adesso, è un livello molto difficile, tranquillo. Complimenti, Pierpaolo. Anche tu dovresti stare leggermente più attento, perché mi avevi indicato come pericolosa la discesa Io non faccio tutta questa filippica da deficiente. Ho capito che cosa fanno quelle a piazzonzolo, però non capisco come si schivino. Come faccio a schivarle? Come fai a schivarle? Fate bisogno abbassarsi. Hai visto? C'è anche l'opzione di abbassarsi. Me lo potevi dire. Dai, ragazzi, io credo in voi. In 8 ore di gameplay mai una parola di incoraggiamento o un complimento, povero Alessio. Vedi che loro lo capiscono. Ho salvato, per fortuna. No, mi hai rubato l'ultima vita che avevo per poi morire di nuovo. Pensa quanto è alta la tua stupidità. Devi smettere di rubarmi le vite. No, giuro su Dio, devi smettere di rubarmi le vite. No, finché non prendiamo i pattern va bene. Devi smettere di rubarmi le vite. Finché non prendiamo i pattern. Perché hai rotto il cazzo, ti rubo la macchina. Adesso hai rotto i coglioni, hai rotto. Cioè, veramente. Non so più dove andare. Non arrivo più dentro la piattaforma.
Non sta troppo in alto, che se compare lei come ha fatto prima a me ti ammazza. Sì, ma devi sparare, Alessio. Sto sparando, non devi rompermi le scatole. Non devi rompere le scatole. Non vedi che non devi rompere le scatole? Sono morto. È incredibile, hai parlato, ho perso tre vite. Colpa mia. Sì, devi, non so vai, più come dirtelo. Non so più come dirtelo. Stupido, non, so più, non so più dirti come dirtelo. Non so più come dirtelo. Vabbè, vabbè, vabbè. Cosa fanno questi? Ti viene addosso. Però questa ti puoi fare lo slash. Cos'è lo slash? Non so cos'è lo slash. Il dash. Ah, ho capito. Li posso distruggere però. No, non muoiono. Però puoi evitare di farti colpire se. Esatto. E poi sei morto perché sei deficiente. Ok, adesso diventa un aeroplano. Adesso è difficilissimo perché diventa un aeroplano che sta in basso. E quell'aeroplano che sta in basso cerca di ti spara i pugni e ti spara un sacco di roba addosso. Guarda questa super top. Come... che cos'era? Sono anche morto? Dove sono? Come faccio col piede? Risuscitami, risuscitami! Vabbè. Cioè, non si può giocare, non si può giocare. Ma non so dove sono. Sono arrivato. E non sapevo più dove. Ma perché non mi hai risuscitato? Perché ti ho provato, però continuava a saltare sulle piattaforme. Io non capisco perché non mi hai risuscitato, veramente. Ragazzi, siamo al top, dai, grande super... Cioè, dai, però mi devi risuscitare. No, no. Allora, il gioco però è bello se giochiamo in due, allora, se gioco da solo. Allora, è molto offensivo il fatto che tu pensi che ci sia una strategia dietro a chiaramente perdere. Una strategia, perché se non lo fai per incapacità, preferisco pensare che ci sia una strategia, onestamente. È chiaramente per incapacità, infatti non capisco come ti possa venire in mente che sia una strategia. Attento sempre. Allora, gli avrò fatto 700.000 danni. Porco me stesso. Perché mi ha preso? No, volevo saltare di nuovo. Sei rimorto. Alessio, no, veramente, io non so più come dirtelo. Cioè, ti devo lasciare giocare da solo? Sì, no, non ti lascerò mai giocare da solo. Sì. Non ti lascerò mai giocare da solo. Ma perché non fa mai la super in giù? Perché esiste la super in giù? Sì, certo, dovrebbe esistere. È impossibile questa cosa. Perché non mi salvate? Perché non mi salvate? Perché sono proprio un coglione. Perché non mi salvate? Eppure eri lì sopra. Sì, sì, vabbè, vabbè, bravo, bravo, parla. Sembra la voce tua. Pensa, sembra la voce tua. Mi hai rubato la vita, coglione. Ti ho già salvato perché mi hai rubato la vita, cretino. Le vite sono tutte mie, ho comprato tutte le vite del gioco. Certo che sono mie le vite. No. Tutto, di tutti, di tutti. Quella vita è chiaramente mia. Non sforzarti a parlare perché contemporaneamente muori, come vedi. Tutte mie, tutte mie. Quindi non ti sforzare, ti fa male alla lungo. Non mi rubare le mie cose. Le ho comprate, al negozio. Ti ho detto non ti sforzate, fa male all'ugola. Sono andato al mercato della vita stamattina e ho comprato tutte io. E tu non ce ne hai smesso di fare il coglione? No, perché sto morendo dappertutto. Perché non sei capace. Smetti di fare il coglione e vedrai che impari a giocare. Vabbè, vabbè, come gioca veramente, cioè, boh. Perché mi ha preso? Per suicidarti sono anche morto, ovviamente, perché, cioè, purtroppo, quando si hanno gli amici con problemi gravi, per le risultate.
lo sia lente, va bene. Sono anche morto per risuscitarti. Sono morto per risuscitarti. Sono anche morto, renditi conto. Per risuscitarti, per vedere la depressione, per vedere la depressione. Mi sono suicidato. Per vedere la depressione, dai, dai. No, io non voglio più giocare. Non mi diverto più. Perché prendo solo dei nomi, non mi piace più. Sì. Non voglio più giocare, prendere dei nomi preso a male parole. Troppo, abbiamo superato il limite. Non mi diverto più, vedi, muoio. Non voglio più giocare. Ma c'è un anno. Voglio un altro gioco. Hai un anno. Voglio non giocare più, mai più nella vita. E comunque il gioco è mio, me lo porto a casa. Qual è il tuo secondo sparo? Il boomerang? Patroio! Ma cosa fai? Devi stare zitto! Cosa te ne frega? Sei morto ancora prima che parlassi! Non usare la scusa della mia parlata che ti ha fatto morire. Ma tu non si capisce dove sono. Dove sono? Stai prendendo solo delle botte! Tante botte stai prendendo e basta. Cioè, ovunque vado c'è qualcosa. Crepa quest'ape di merda. Ma è la polizia dell'ape. Dai, come hai fatto a farti colpire da quell'ultimo? Non lo so, Alessio, non lo so. Adesso poi ci sono questi che io non ho capito come si schiva. Ma non devi fare. Hai visto? Non devi fare niente. Ma perché sto guardando te che non sai giocare? E l'hai preso un altro. Sì, per salvarti, coglione. Piccatelo tutto in testa. Ma no. Ma perché, Alessio? Perché ci finisco addosso? E urla in continuazione. Sei sopravvissuto! Ma è impossibile per te, è impossibile proprio non urlare durante la partita. È impossibile. Perché non ti concentri invece di parlare? Perché non riesco a concentrarmi. Prova, fai uno sforzo, vedrai che ti aiuta se fai uno sforzo. Ma vaffanculo Pierpa, sei proprio coglione. Pierpaolo meriti la morte, dai! Scusami, ma io come lo colpisco quello lì? Non mi serve il boomerang, non ho bisogno di farlo. Lo devi fare verso sotto, verso sopra. Il boomerang è verso l'alto che ricade in sotto. Oppure usi quello automatico, quella guida automatica, ce li hai entrambi. Ce li hai i colpi per colpire, eh? Sì, ma non fa un cazzo. No. E la differenza è la mancanza di abilità per colpire, però il colpo per colpire ce l'avresti, eh? Io poi guardo te. Perché io guardo te? Perché non stai te? Zitto. Perché io guardo te? Ti colpisce? E dai, continua. Levati. Ma ti rendi conto? Non gioco più. Ti rendi conto? No, non gioco più. Hai zero anni. Non gioco più. No, io non ho zero anni. Io non riesco più a... Cioè, io non posso migliorare se tu fai così. Ma io cosa ho fatto? Spiegami. Rompi le scatole. Io se prendo danno, non devi fare facce di merda. Non devi urlare. Perché fa parte del gioco. Perché se lo prendi tu, stai concentrato sul tuo marino di merda. Perché io non ti rompo le palle quando prendi io danno. Che sto concentrato sul tuo marino di merda. Sul mio marino, sul tuo marino di merda devi stare concentrato. Secondo me vai a fanculo, Pierpa. Cosa vuol dire fai schifo, Alessio? Lupo Guevara. Cosa vuol dire? C'è bisogno di una spiegazione. Pierpaolo meriti la morte è l'hashtag. Pier cerca di essere collaborativo. Pure? Sì. E poi dicono tutti che il gioco che distrugge le amicizie è uno. No, è anche questo qua. Ma non c'è nessuna amicizia da distruggere proprio. Io non sono mai stato amico.
Era puro interesse, ma a questo punto non mi interessa anche... Mamma mia! Mio Dio! Incredibile! No, cioè, incredibile, è incredibile! Cioè, io sono senza... cioè, veramente, veramente... Cioè, qui proprio, cazzo bottiglia aperta, qua proprio... Tieni. Cioè... Basta, non lo so, puoi crearmi una chiesa? Puoi farmi una chiesa, ti adorizzo. Una chiesa, intendo una religione, cioè un intero impianto, un impianto religioso ecclesiastico nei miei confronti. Di worship. Lo comprenderei proprio senza problemi, lo comprenderei. Non so che altro mi devi fare. Una statua, veramente. Aligi ci sta guardando. Se Aligi ci sta guardando, secondo me adesso si è ucciso. Di sicuramente. Cioè, non puoi fare un colpo di telefono al sindaco di Anzio se mi fanno un monumento. Il monumento a Pierpaolo d'Anzio. Non era così difficile come dicevi. Ah, fallo da solo. Facciamo. Allora, prima bevi questo. No, tolo il culo. No, adesso devi bere. Poi hai tre prove da solo. Se lo passi una delle tre prove da solo, ne bevi uno intero. Bevo io uno intero così. Altrimenti ne bevi un altro. No, io non bevo questo intero, ho bevuto un po'. Come fai a non bere quello intero? No, cioè, sono delle scommesse. No, ma questa però bisogna decidere prima alla posta. Vabbè, non è un bicchiere intero. Io veramente. No, cioè, veramente, cioè, la gente è impazzita, cioè... Vai, da solo, no, mi hai cacciato prima? No. Cacciami, lo devi fare da solo, hai tre possibilità. Devo uscire per cacciarti? No, start e mi cacci, start, remove player 2. Così è anche più facile, te lo faccio anche più facile così. Non è più facile, è proporzionale, è proporzionato a giocare da solo. Non è vero, perché quando io sono morto... Allora, devi stare zitto! 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 Allora... Hai tre tentativi, Io lo sto parlando. Tentativo è andato via. Tre. Ne hai tre, Vabbè, comparti. Come fai? Dimmi come fai. Certo lo sa tanto. No, perché tanto ero morto. Ma come fai? Che vuoi tanto morto? Come fai? Quello compare e spara. Ti allontani quando sta comparendo. Cioè, non è difficile. Ma il becca uguale. No, non ti becca uguale perché, cioè, non è fatta apposta. Il terzo. Il primo non valeva. Ok, vabbè, te ne aggiungo di più. Thank you.
Già sei arrivato alla terza sezione, c'è anche la sua, quindi potresti farcela. Vedo che le tecniche di chi sa giocare le stai imparando, eh. Bravo, devo riconoscere, devo riconoscere, devo riconoscere. Devo riconoscere, guarda. Però devi bere tutto pure tu, perché tu non l'hai ancora bevuto, però, eh. Devo riconoscere, devo tanto di cappello, guarda. Guarda, tanto di cappello, però non l'hai ancora bevuto, eh. Dovete diventare quasi un ictus comunque. Dai, sta aspettando, eh. È uno di quei momenti. È la gioia incredibile. E devo di... sì, devo sì. Godermelo un attimo. Va bene, sto aspettando. Ok, devi berlo tutto. Anche eh? Tu piombato? Sì, però lo devi bere tutto. Però anche tu. Sì. Me lo sono fatto apposta. Io riconosco. Ragazzi, ho riconosciuto la bravura, non posso dire nulla. Alla mia classe infinita. Meglio della prima trombata, ti chiedono? Cioè, devo dire, allora, se giocavo da solo, no. No, beh, certo, è la condivisione. No, non la condivisione, il fatto di averti preso a pisellate in faccia. Non m'hai preso a pisellate in faccia perché l'ho fatto prima di te, quindi non c'è neanche un dibattito. Allora, questa è la dimostrazione. Non è la riconoscere la bravura, questa è la dimostrazione. Hai visto? Che l'unico motivo per cui io non performo sono esattamente quello che dici. Questa è chiaramente una cazzata. Da solo il mostro che ma per te che era impassabile. L'avevi visto effettivamente quando fare le super, come giocare e tutto quanto. Non, cioè, questa è una cazzata quella. Vuole anche sminuire, incredibile. Vai, cammina, invece di cappellate nei denti. Vai. L'urlo di piane colpisce ancora. Vai. Che cosa? Dove vado? È avanti. Devo mandare a fare gli altri o rimaniamo qua per ma sempre? Ma io vorrei tornare a fare l'ape. Non torniamo a fare l'ape. Aspetta che ho un infarto in corso. Te l'ho detto, hai urlato almeno troppo. Hai urlato troppo. Chi è Barbanera? Non lo so, non li ho fatti io gli altri. Com'è che si chiama? Timoteo? Timoteo? Bruto. Quello di... come si chiama? Di... Popeye. Popeye the Sailor Man. Perché è per fai le sue rispetto? Per dare retta a te, ovviamente. Devo colpire la... No, devi colpire il tipo, è fatta apposta che... Che attira i pulsanti. Vabbè, che fa. Ma io perché non li riesco a prendere? Addirittura la super. Eh certo, siamo qua un'ora, le. Ho capito, però è una fase in cui non puoi morire. Ma che vuol dire? Carico comunque la super. Poi non posso morire, è una stronzata. Perché fai cagare. Perché ormai si sono ristabilite le gerarchie. Ammazzalo! Mamma mia, non so nemmeno come ho fatto a evitarlo. Comunque io non so come spiegarlo. Non posso più usare quell'arma lì. Ma lo stai colpendo? Hai parlato e non mi sono mai fatto colpire e sono morto. Ma per me è un superpotere della voce. Sì. Il superpotere di cagarmi il cazzo. E questo qua non me lo dici che c'era un ma chi cazzo l'ha visto? Ma sei scemo? Ma secondo te l'ho visto e non te l'ho detto? Comunque è un gioco scorretto questo, perché finché non provi, cioè, comunque la prima volta è quasi impossibile passare. Devi stare attento, quando fischia succede qualcosa. Capisco questi qua che cazzo sono. Sono dei cani, con dei cani, non vedi che sono dei cani? No, sono delle no, i cani sono delle vabbè, dei leoni marini. Sì. Sono fisherman dwarf. Io mi chiedo se sto colpendo qualcosa. No, non stai colpendo niente. Sei completamente inutile, finita il gioco come sempre. Dimmelo che non sono.
Devo cambiare arma, ho l'arma sbagliata. Cioè, boomerang bello, non è malissimo, però. Solo io. Mi manca uno alla super. Tento al cane. Anzi, al leone marino, come dici te. Vabbè, niente. Pensavo di essere te. Sì. Dai, questo qua lo finisci. Speravi di essere. Questo qua lo finisci. Speravi di essere. Questo qua lo finisci da subito. Piane, cambia arma. Sì, ragazzi, adesso sì, cambio arma. Ma quell'altra che ho è quella verde. Mi va contro la botte. Devo cambiare arma appena Pierpaolo muore. Ma però è talmente facile sta roba qua, che infatti, se non lo passa. Come hai fatto a morire? Se è talmente facile. Perché ho le armi inutili, perché tu parli. Perché tu parli troppo. Hai ragione, perché tu parli esageratamente troppo. Sì, sì, sì. Parli talmente tanto a dei livelli talmente fastidiosi che è impossibile andare avanti. Sì. A parte lui, il tipo dice: da quando gli squali sono cani? Non sono squali. Che cazzo mi chiama? Che dove mi è arrivata la palla? La bomba. Ma da dove mi è arrivata la allora palla? Devo cambiare exit to map. Devo cambiare la. Che arma prendo? Non una so. Sempre dalla distanza. Un campione, scegli te. Oh, esatto, ormai sì. Vai. Effettivamente non ho più bisogno di consigli. Ormai sono. Vai. Allora, il boomerang comunque lo tengo. Questo qua è inutile qui. Charge, però non lo so usare. Uso l'arma normale. Che almeno va lontano. E poi. La super, il charm e la lista. La nave spara, sputa il pallone nero dopo la seconda fase. Il pallone nero, è una palla da... Il pallone nero. Fammi la voce quando colpisci, giusto per capire, almeno so che stiamo a giocare in due, non da solo. Come qual è il pulsante per fermarsi? RB. RB, qual è? Il dorsale destro. Ma il grilletto o il dorsale? Dorsale. Non lo so usare. Comunque devi cercare di prendere le palle rosa perché ti aiutano a preparare la super. Capisco che a te tanto basta che giochi trasportato dall'altro. Ho sbagliato molto il pulsante troppe volte. Vabbè, Alessio, cioè ti ha colpito, ma ti rendi conto di che cazzo ti sei fatto prendere? Voglio quell'arma lì, perché ho capito adesso che con questo qua non becco i cani. Ma vaffanculo, Pierpa. Tento, stai avanti. No, arriva dietro, sì, e quando si capisce questo è proprio facile. Infatti. Però me le rubi tutte, cazzo. A differenza tua, gioco per la coppia, sì, non la gioco coppia. Per te stesso. Sì, la coppia. Devi colpire la zanzara qua. Ma tanto spara quella roba lì che non fa niente. Usi la super o ci guardiamo? Gli faccio danno, secondo te così, o non era attivo? Gli faccio danno? Cioè, no, io veramente. Non capivo se gli facevo, se gli ho fatto danno oppure non è attivo. Ragazzi, tutto sotto controllo. La zanzara tigre, la zanzara. Che cos'è la zanzara? Il calamaro o la zanzara? Chi è che ha detto zanzara? Ho detto io zanzara. Il dorsale destro, ma il grilletto è il dorsale. Lo so, quello me ne sono accorto da solo. Zanzara piovra. Non vorrei stare nel pad di Piane Sani. Immaginate quanto è sudato. Fa cagare. Siamo 1162, record del pomeridiano. No, buono, ma non il record. C'erano anni in cui facevamo 2000 quando ancora ci volevate bene. È una seppia, non è una seppia in realtà, più che altro un calamaro gigante. Ma che animali ci sono a Rieti? Comunque siamo a Terni noi, non a Rieti, anche se... Vaffanculo, devi stare zitto! No, non devo stare zitto, perché a te non dà fastidio visto che tu mi hai... Piane, ma quanto scopi questi capelli? L'ho detto, sono... Io scopo quanto Ryan Gosling. Ci vogliono tutti un gran bene, quello è un kraken. No, veramente, io non so come dirtelo. Ti rendi conto che hai una, hai una patologia, hai fatto. Io non so come dirtelo. Hai fatto.
cioè... non so come dirtelo. E poi ti arriva l'ossigeno al cervello. No, veramente, io non so come dirtelo. Cioè, lo sei andato poi molto più avanti. Ma che cazzo dici? Ho finito il pezzo, ho finito. No, ma deve... non ci sei arrivato. Vabbè, non c'era la bandierina. Più avanti di te. Più avanti di te no. Specchio riflesso nel cesso. Specchio riflesso nel cesso. Coglione. Non mi rubare le palle. Sì, 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 adesso ti rubo tutte le palle di questo mondo. Guardate che le palle hanno molto più utilità con... Beh, Alessio, le palle hanno molta più utilità con me che con te. Chi l'ha presa quella palla? Pure quella deve sapere. Usa quella cazzo di super, Alessio. Non ci sono. Ma vaffanculo, per... t'ho preso, coglione. So anche, mi sono anche fatto male per prenderti. Prende i cani. Mamma mia, Alessio. Mamma mia, che imbarazzo per la costruzione, no, del mondo. Non si capisce che animali siano, però sembra... Sì, vabbè, non è importante sapere gli animali, no, è importante, però è importante, sono bulldog marini. Le palle hanno più valore con me che con te. Vabbè. Tra un po' gli esce sangue dal naso, fate Dark Soul, ancora non capisco perché Alessio usa il boomerang, adesso lo tiro via, infatti. Alessio spara in aria, me ne sono accorto anch'io. Devo prendere anch'io il triplice getto e quella blu. Vabbè, vaffa blu adesso. Ma puoi stare zitto? Sì, però devo prendere anche il triplice e venire di sotto. Vabbè, rotto il cazzo. Soprattutto perché ti protegge dai cani quella lì, vedi? Perché la becca i cani. Mentre non c'è nessun altro che becca i cani. Usate il charge. Provo il charge, ma non lo so usare, io non posso il charge, ha il problema di che deve essere caricato, poi bisogna anche ricordarsi di mollare e scaricarlo. E mi è praticamente impossibile. Fa male il cuore. Sono pesce cani, esatto, adesso l'ho capita. E come si chiamano in inglese, scusa? Il gioco di parole vale anche in inglese? Cazzo, è dogfish? Sicuramente interessante, ma cercate come si chiama il pesce cane in niggers. Come si chiama il pesce cane in inglese? Col charge questi boss li fate subito. Infarto, il charge è un'arma incredibile per i boss. Io l'ho fatto con il charge. Ovviamente, prenderò sto cazzo di charge. Però ricordatevi che è sempre un casino. Shark sono gli squali, non i pesce cani. Pesce cane e squalo sono completamente sinonimi, non credo. Shark o Joe? Ah, Joe per gna 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 gna. Quindi... Guarda che cazzata che ho fatto! Non l'hai colpito mai? Comunque stai facendo una buona partita. Il pesce cane e lo squalo. E niente, allora... Simo, che cazzo è, mo? Small shark, allora esiste dogfish. No, devo cambiare l'arma, fammi uscire. Fammi da prendere il charge. Ma scusa, perché non hanno previsto che uno possa entrare nel... Non lo so, Alessio, dopo facciamo un colpo di telefono. Cosa vuoi? Ti rendi conto che non sei normale? Ma perché? Perché stai male fisicamente. Sì, dai, scegli sto coso. Cioè, hai drenato le tue energie. No, cioè, mi l'occhio, fastidio. Cioè, l'occhio mezzasta. Vai. Non è normale questa roba qua. Quale cambio, ragazzi? Tiro via il boomerang, E usiamo il charge. Oh, adesso secondo me cambierà la partita. Cazzo lì. Ne sai. Sì, infatti sto lì, voglio vedere. Infatti sto lì. Comunque non sei incoraggiante. Non sei incoraggiante per niente. Chiama? Mm-hmm.
Tanti cani, cani. Ti proteggo io. Grazie. L'uvolante. Senta lo squalo. Cioè, non so come farmi fatto. Lo usi la super o ci guardiamo? Ci guardiamo. Ah, ok, che sapete. Grazie di informazione. Perché, perché non c'è capito. Un rumore sonoro? Certo, c'è un rumore sonoro. No, ma guarda quella cazzo di palla di merda! Non l'ho vista neanche io. Arriva un'altra! Cani. È la palla. Vabbè, no, ma lo salti! Io dopo per scontato che lo uccidi! Lo salti per farlo passare! Ovvio, se vedo che non sta per morire, che faccio secondo te? Rimanga a farmi colpire? Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Vabbè, mamma vabbè, mia, vabbè, comunque non è così. È evidente che la circolazione sanguigna di Pierre sia dei livelli davvero al limite dell'infarto o dell'ischemia. La cute della testa è davvero davvero rossa e le pupille dilatate. Dai Alessio, manco leva avesse... questa testa di cazzo che ti ritrovi. Ma che avesse mangiato foglie di cannabis sotto il sole a mezzogiorno. Vabbè, vaffanculo. Pier, come resisti a non bestemmiare? Qual è la tecnica del champion? Insegnamela, voglio riuscirci anche io. Ma non vi preoccupate ragazzi, che a telecamere chiuse si sfoga. Cosa c'è? Cosa cazzo ridi? Neanche la squadra Genius. Cos'è la squadra Genius? Quella di Dragon Ball. Yo! Oh! Yo! Meno male che non sei veneto, Pier. No, comunque sei alla terza fase, non ce la farei niente. Ancora non sono alla terza fase, coglione, devi stare zitto! Comunque questo gioco vi sta procurando di gravità nel cervello. Alessio. Sì. Pierpaolo sta odiando Alessio in modo spropositato. Che arma ho? Che arma? Ah, ecco, perché io devo prendere l'arma automatica. Ah, no, perché l'automatica qua non è utilizzata. No, non è utilizzata. Che cazzo ridi? Hai visto l'arma? Da tre ore che caricavo. È partita la scorreggetta. Vabbè Alessio, Alessio. Lo fai apposta, però di la verità. Ma perché mi devo far colpire davanti a te? Di la verità che lo fai apposta. Ma perché mi dovrei però dimmi la verità, no, lo fai ti giuro su mia madre lo che non lo faccio apposta. Perché non gli spari, perché muoio. Ma gli sparo, ma a un certo punto non muoio. No, certe volte morire, no, perché c'è lo scrigno davanti. C'è lo scrigno davanti. È possibile che non muoia. Tu lo colpisci lui o no? Che capito? Sì, una volta ogni tanto. Ogni tanto. Ogni tanto, sì, giustamente. Ci abbiamo tempo. Vaffanculo Alessio del cazzo. Lo massacro, gli rompo il culo proprio come se non ci fosse un domani. La usi la super o ci guardiamo? O magari muori prima di usare. Hai visto che hai parlato e mi ha colpito? Te non trovi una certa corrispondenza! Vabbè, non trovi una certa simmetria fra te che mi rompi il cazzo e io che muoio! Fammi la voce quando poi giochi, Tipo sì, mi organizzo. Quando stai a fare quando decidi di giocare mi fai una voce, Hai fatto la faccia di merda! E l'avevo anche schivato! Porca troia! Sei veramente... Fai schifo. Guarda, mi hai fatto anche usare male la super. Io!
Vabbè, io sto a guardare i pattern, non capisco neanche come spara. Comunque capiti i pattern che fa? No! Stai urlando troppo comunque, perché non ti concentri, chiaramente perché non ti concentri, eh. Mi scoppia la vena, eh. Una performance che ha quasi dell'imbarazzante. Io spero che ci siano dei genitori che ci seguono e stanno facendo vedere ai figli come si gioca. Chi è, qual è il genitore che dovrebbe dire? Ah, guardiamo le lezioni di Pierpaolo. Me l'hai lasciata passare. Ah, siamo quelli ma mi fai le finte, le prendi tutte. Le prendi tutte. Ah, okay, cosa devo partire? Ragione, devo partire dal presupposto che sbagli. Devo partire dal presupposto che sbagli. Scusa, Alessio. Va bene, partiamo dal presupposto che sbagli tutte. Va bene, va bene. Scusami se non ho giocato se mi fai bene. Le finte, se mi fai le finte. No, ti chiedo scusa. Infatti, scusami se non ho giocato bene. Cercherò di giocare meglio questa volta. Scusami. Ma dove cazzo è caduto quello scrigno del manga volante proprio? Lo scrigno di Mengoni proprio. Devi fare la super anche te, Alessio. Vabbè. È impossibile per me questa cosa. Va così vicino. Hai detto che è facilissimo, avevi detto. Era hai cambiato idea? Era facilissimo. Ah. Era facilissimo prima di prendere questa cosa che devo caricare che mi distrae. Perché devo pensare a mollare il colpo. Vai a fare in culo del cazzo, Paolo. Vai a fare in culo del cazzo, ho detto. Perché guardate lo simbolino super ogni tanto. Io non posso guardarlo. Cioè, io non posso fare tre cose insieme. Vogliamo bene, Ale, ma sei un segone extradimensionale. Piane, però la roba guarda, che carica spacca i culi. Sì, ma io aspetta, non lo metto in dubbio che la gente che la sa usare è stravinca. Il problema è che io non la so usare, non so usare niente. Io ho bisogno di quello a ricerca che funzioni. Qua non c'è quello a ricerca, io non posso funzionare. Non posso pensare a schivare e sparare. Non ce la faccio. Sono anche cieco oltre che il pippone, sì, perché secondo me anche un po' la distanza dal monitor mi fa fare fatica. 40 anni devo aver perso un po' di... Già sono miope, mi mancano 4 gradi e mezzo per occhio. Praticamente non vedo nulla se mi tiro via. Ma ce l'aggiungiamo? Ma che cazzo se ne frega in questo mondo di merda? Ce l'aggiungiamo questa ipotesi? Le imprecazioni di Pierpaolo sono il boss finale. Niente, ha deciso di non morire questo stronzo del cazzo! Mamma mia! Mamma mia! Catroio, lo spacco, gli distruggo! Gli sfondo il culo proprio, adesso bevi! Ma perché? Io non ho fatto niente perché di male. Perché se sono molto più forte di ma te. Ma lo sei molto era così, più forte sì, di me. Se finisco un livello senza di te, tu no, bevi. Ma tu lo finisci era la regola, un livello senza di me. Era la regola. Adesso proprio l'ho distrutto, gli ho l'ho proprio massacrato. È ancora lì che ma si sta chiedendo. Chiami telefoni ad Alice e gli dici di accendere. L'ho tutto distrutto tutto. Telefoni ad Alice e gli dici di accendere Twitch. Basta, basta. Gli telefoni, gli scrivi qualcosa. Io spero che Studio MHD ci stia seguendo. Io spero che ti facciano una GIF. Di quando ti riescano scatenato il knockout. Beh, me l'immagino, hai presente quando ci sono 3-4 frame sovrapposti? Ma perché 3-4? Perché andavi più veloce dei 24 frame mamma al secondo. Mamma mia. Ma scusa, Dio che ha fatto Pierpa, quindi c'è anche stata della
della roba incredibile. No, aspetta, parliamo di Rack. No, parliamo di Rack 1982, che è così coglione che tiene il punteggio. Come se, ti ho rotto il culo. Ma come se esistesse una possibilità. Perché deve essere una dimostrazione nel mondo di quanto ti ho rotto il culo. Dove andiamo? Cioè... Dove andiamo? No, adesso ci sono i livelli che si corre, si cammina. Piane succhia. Piane succhia, ma perché? Qualche problema di rabbia, dice Cory-san. Dai, pronto? Ci sono i livelli che piacciono a me. Pierpaolo trasfigurato. No, bisogno... Scusa, devo cambiare l'arma. Ricordati, dobbiamo andare avanti in questi livelli. Sì, devo cambiare l'arma. Sì, però ricordati che si cammina in questi livelli. Non si sta fermi sul posto, eh? Vabbè, Alessio. Scusami se sono uno stratega. Sì, infatti ho visto la strategia. Perché urli? Adesso ho capito. Volevo saltargli in testa come Super Mario. Vabbè. Anche qua. Lo ricominciamo subito. Vabbè, ma sei una cazzo. Sì, volevo morire, morire. Ah, sì, si capiva. No, devo cambiare l'arma, ho bisogno della ricerca. Perché ho già visto che qua si uccide tutto senza problemi. Ha detto che uno in questo è diventato scemo. Quindi mi devo preoccupare. Uno in questo è diventato scemo, che significa? In questo livello probabilmente sono diventato scema. Scemo. E su questo è facile fare la speedrun. Ho visto un video di Alessio l'altro giorno su YouTube. Pierpa sembrava Neo quando entra dentro la gente speed. Ricordati sempre che il gioco è andare avanti, questi livelli. Devi tacere. Io taccio. Mi prometti, ricordatelo. No, io taccio, deve corrispondere un fatto. Ma tu ricordi che è il silenzio. Sì. L'unico fatto possibile è il silenzio. L'unica conseguenza sensata è il silenzio. Vabbè, Alessio. Colpa tua, eh? Sì, cioè. Non lo uccidi. Tu invece che stai a fare? Stai guardando? Spettatore. No, perché se io vado piano, tu fai lo spettatore del mio cazzo. Sì, perché cosa se fai io aspetto, qui fermo, uccido quello lì e poi vado avanti. Sì. Perché non c'è bisogno di correre, sì, non è run. Sì, run è perché lo spawn è infinito. Non è ancora capito. Voglio vederlo. Stai fermo qua. Continueranno a arrivare dei pesci. Scommetti che di quei cazzo di procioni con gli aculei non ne vengono più ma fuori. Che qua con i pesci dopo ti muovi. Con i pesci ti muovi con grandissima tranquillità. Alessio, vieni sopra di me. Non lo ammazzo questo qua. Non va ammazzato, ci serve. Vabbè. Continuiamo a giocare così. Devi venire avanti, devi non vedere il livello che cosa arriva. Se mi fai stare davanti vado a me io, da solo. Vado io davanti, non ti preoccupare. Vado io davanti, non c'è nessun problema. Devi andare a fare in culo. Se non sei capace. Beh, non vieni avanti. Però. Sì, certo che vengo avanti. Sì, non puoi, se non vieni avanti, non vedo il livello dove cambio a finire. Non ti preoccupare. Sei morto. Sì, sono morto. Chissà come mai. Perché tu non sei capace. Tu non affronti il gioco, studi la situazione e trovi una soluzione. Guarda, tu semplicemente ti affidi a quelle tre skill che hai. Perché passi l'80% della tua giornata a sputtanare il tuo tempo giocando ai videogiochi. Invece, solving problem, problema analisi. Come hanno costruito il gioco? Come posso risolverlo nella maniera più elegante? No, vado piano. Sì. Quindi o stai indietro o muori. Puoi scegliere. Però tu da lì non lo... Ma che cosa c'entra? Ma che cosa c'entra? Cioè, possiamo stare qua mezz'ora. Per me non è un problema. Ma col mio sparo ci vorrà mezz'ora. Non è un problema. Non è un problema.
Ti ho detto aspetta. Non mi hai mai detto aspetta. No, non lo hai mai detto. Per me è tutto, è dall'inizio. Tu devi aspettare. Se si presenta una nuova dinamica, la studi e la risolvi. Non puoi reagire distinto ad ogni cazzo di granchio che entra. Aspetti, vai avanti e indietro. Dov'è il tuo problema a tornare indietro sul granchio? Guarda. Guarda che testa di merda. Vai a fare in cuccolo. Guarda dove cazzo era arrivato. Dietro la moneta. Abbiamo perso una moneta, hanno detto, eh. Tu hai perso una moneta. Sì. Perché correvi. Vai, vai. E la sai la storia della tartaruga? Che una volta correva. Poi invece quando ha rallentato ha trovato l'amore e la felicità. La tartaruga. Giochi. Pensa, è persino più bello vedere. Cioè, è più interessante vedere te che giochi di vedere te che canti, di sentire te che canti, pensa. Ruga, un tempo fu un animale che correva a testa in giù. Adesso, è sempre attorno indietro, però, ovviamente. Sì, perché muoio, perché tu non li uccidi. Se tu li uccidessi, io non morirei. Ma io non devo, vedi, io non devo vedi, uscire, cioè sì, il mio scopo devi, non è uccidere allora, al posto allora, tuo. Devi tirare via, quello sparo di merda. Tira via quello sparo a gittata corta. Perché se andiamo piano, siamo distanti dai nemici e li devi colpire là in fondo, va ok? Bene, va bene, sì. Grazie. Dov'era la moneta che ho perso? Ma vai a fare il culo del cazzo. E parli, con te. Che cazzo vuoi se sono morto? Ma perché posso esprimere un'espressione? Ma non a parole! Ma sei un matto che devi parlare con te stesso! Ma allora fai, fai aia! Quando sei a casa da solo, commenti da solo! Ma sei completamente fuori di testa! Adesso la sorte mi colpisco e fanno. Faccio. Così esatto. Senza parlare. Come quando fai. Wow! Quando vinci! Rimaniamo qua o giochiamo? Per capire. Mamma mia, se mi fa male la testa, morto di urlare. Fammi una voce quando andiamo ad andare avanti, Chiamatelo ad andare avanti. Capito? Dico, fammi una voce. Dove vai? Dove vai? Te lo meriti? Sì, detto, aspetta, come cosa mi merito? Detto, coglione, che cadi? Sì. Chi cani? Ti rimetti? Chi cani? Te lo meriti? Te lo meriti? Te lo meriti? Ma magari ti prende con le chele, magari. Ma quali che? Con le chele? Con le chele? Perché tu come dici? Con le culo? Con le chele? Con le culo? Chele. Con le chele? No, le chele. Fatti prendere dal cranio. Ma ha preso con le chele? Sì, fatti prendere dallo scampo. E ma ha preso anche con il fulmine. Vai, fatti prendere col fulmine, dallo scampo. Con la palmana. Fatti prendere dallo scampo, coglione. Ma cosa fai? Mi giri intorno, mi fai le gag? Non ti riuscivo a prendere, c'era la scatola. Vabbè, non ti muovi. Di solito corri. Tu veramente sei proprio ritardato. Di solito corri. Tu sei proprio ritardato. Di solito corri, andavamo avanti. Ma un ritardato del cazzo. Non sei un ritardato normale. Cioè, guarda che veramente proprio, Cioè, hai fatto un livello intero stando fermo. Sì, comunque aspetta. Secondo scusate, scusate, infatti anch'io voglio ringraziare, come scrivete in chat, chiunque... Hai scoperto che gestisce la pagina Pierpaolo Sotto Campione? No, purtroppo no. Allora, a parte che sei un grande se mantieni anonimato, comunque effettivamente c'è del genio lì dietro, ma ce n'è veramente, c'è tanto tempo libero perso, sprecato a fare gargarismi intellettuali del merda. Culo, Alessio, invece di parlare del cazzo. Ma c'è tanto genio, ho riso veramente tanto su almeno 3, 4, 5 meme. La moneta è dentro la barca. Hai capito? No, no, non ho capito, non ho capito. Perché non sei ho capace? Capito. Quale barca? Di che barca parli? Spiegami. Parlerà lui, barca. Che cazzo. No, raccontami. Ma chiedilo a lui, ma secondo te io guardo lo scenario e so se c'è una barca da qualche parte? Mamma mia. È
scatola comunque non si distrugge, cioè non è diavolo, bisogna distruggere le scatole. Niente, devo morire per forza. Vabbè, niente, dobbiamo fare questo gioco qua. Devo morire per forza. Vediamo se a sinistra c'è un altro livello. Magari c'è la versione specchiata del livello, che dici? Intanto non ci sono più minacce che ci minacciano. Sì. Vabbè. La minaccia che ti minaccia, evidentemente hanno colpito però. Tu mi stai usando come cavia, lì davanti. Tu aspetti che... Adesso sono andato molto più avanti di te con il livello di gioco da solo. Non c'entra niente, sì, questo. Sì. Anche io se gioco da solo vado più avanti di te. Sì. Vuoi facciamo un'altra scommessa? Sì, facciamo un'altra scommessa? Vai, mi sta addormentando. Facciamo un'altra scommessa. Sei riuscito a dedicare una moneta così. Lo volevo fare la dash. È partita la super. Ma di che cosa? Come che ancora? Ancora? Cioè... Ma continui per molto? Ma c'è un momento in cui la smetti di non giocare? O no? Ma come fai tu a arrivare di là? Cosa cazzo significa come faccio ad arrivare di là? Non capisco. Ma sei morto 4 vite in niente? Esatto. Mamma mia, Alessio, cioè veramente, fra te chi non sa giocare, veramente chi non sa giocare gioca meglio, eh? Questo non ce la farò mai io. Non è stato così complesso, eh? No, è stato complesso invece. Vai a fare in culo del... Vai a fare in cuccolo. Dentro la barca l'hai presa? Sì. Sbrigati perché... Questo però è contro... Porco andare a me! No, non ho fatto il dash. Non me l'avevi detta questa cosa, cioè me l'hai detta, sono stato bravissimo. Ma ti vuoi fare i complimenti da solo? Sì, perché da solo ho capito immediatamente che c'era un'emergenza, è pieno di cuori, ma non si sa per chi siano. Cuoricini surclassati dall'odio. Hai morto 4 vite in niente. Perché no, devi vedere la traslitterazione di in niente. Hai morto e super top. Cos'è porco andare a me? Che cioè, no, tu dovresti vedere la competenza incredibile. No, tu dovevi vedere la competenza. Banale, no, dai. No. Ma guarda, neanche ti rispondo. Banane, no, banale. Vi faccio un saluto veloce, morto? Ragazzi, perché non ho giga nel telefono. Perché saluti, Love Guitar. Cosa stai dicendo? No, quando hai detto... no, te lo sei perso. No, dimmi cos'era, fammi ridere. No, è più giù. Questo, hai morto 4 vite in niente. Qui ho guadagnato i soldi per comprare il cuore. Posso comprare il cuore? Perfetto comunista, hai guadagnato i soldi come un parassita. Posso comprare il cuore? Dov'è lo shop? Non qua, che cosa spiega? Andiamo in negozio, andiamo dalla tartaruga negoziabile. Andiamo al negozio. Dimmi se ho i soldi per comprare il cuore. Non posso sapere. Io ce l'ho già nella scala il cuore. Secondo me no, non ce la fai a comprarlo. Qual è il cuore? C'è scritto coffee o Watson? Devi comprare uno dei due, non c'è abbastanza soldi. Devi comprare uno dei due in modo che ti si liberi il cuore. Uno dei due, quale che sono tre? No, uno dei due bassi, naturalmente, che sono delle special, dei gadget. Niente. Ha spostato di un millimetro il microfono. No, è molto direzionale, capito? Di un millimetro. No, perché urlo di più. Ma Super Meter continuously fills. Si continua a riempire la super. Mi sembra buono per me. Devi arrivare al cuore per metterlo. Questi sostituiscono il cuore. Invece questo è il primo parry, diventa un attacco. Al prossimo puoi comprare quello lì. Mi dai i soldi? Sì, te do uno se vuoi. Comunque ti rendi conto che tu l'80% l'80% del tempo resisti di più perché hai un cuore in più. Non te ne sei mai accorto. Anche a letto, mia moglie. Vediamo dopo. Resisti di più perché hai un cuore in più. vediamo quando c'è la bronchio due cuori. Sì, sì, vediamo sì. Chi resiste di più quando c'è un cuore. Vediamo chi dura di più. Dammi tre cuori, che ti faccio vedere che resisti. Dammi tre parole a te invece. Lo fai da solo questo qui, lo facciamo insieme? Sì, tu stai fermo. Ok, sto fermo. Non c'è bisogno. Posto. È quello che si salta e si fanno le parry, sì, no? Sì, io sto fermo. Questo
Diciamo che se muori bevi? No, no, no. Ah, perché sai già come va a finire. No, perché è possibile morire, è abbastanza semplice morire. No, hai detto che sei un campione, te lo fai senza No, non sono un campione. Hai detto lo fai senza problemi. Lo faccio senza di te, è diverso. Ah, ok. Visto, infatti. Vabbè, però, c'ero quasi. Sì, infatti, guarda, sei arrivato. A metà, la prima, il primo tentativo, a metà. Sì, sì, infatti, rimango. Bevi intanto. Sto bevendo, anche tu bene. Se lo finisco, bevi? Sì, se lo finisco, sì. Non che prima o poi lo finirai, Cazzo, che fai? Perché ti sto imparando a tornare indietro. Che però hai preso una certa competenza col ballo, se mi toccherà bere stavolta. No, perché questo era fattibilissimo, quindi un bicchiere no. Ma è fattibilissimo il cazzo, perché tu, no, tu, non, ti, non esiste fattibilissimo. Questo era proprio fattibilissimo. Non esiste fattibilissimo, non puoi anche morire. Perché per te non è fattibile. Dai, di cazzate. Mamma mia, quanto succhi il cazzo oggi, porca troia. Cioè, vorrei solo dire una cosa, quando non mi rompi il cazzo, io domino. Quando non mi rompi il cazzo, domino. Adesso va avanti, invece di minchiate, quando... che non c'è neanche la maneggevolezza. Vai avanti, dai. Ma che cazzo è la maneggevolezza? Che sono una bicicletta, un motorino. Dai, vai, vai. Vai, dai. Guarda che ti prendono per il culo, fattibilissimo. Sì. No, l'aeroplano no, non lo so fare l'aeroplano. Visto. Vai, sì, però devi stare fermo, Devo stare fermo? Sì, cioè. Cosa vuol dire? No? Spiegamelo, aveva senso o era una parola a caso? Che dici, lo colpiamo la tartaruga e ci facciamo guardare? No, io colpisco lei. Vabbè, se ti piace continua così. Vabbè, continui. Perché pensavo che la pallottola si fermasse sulla tua faccia. Sì. Vabbè, adesso ho rotto il cazzo proprio. Che è tutta colpa mia, vero? Non ho parlato, ti ho detto cosa. Ti ho rotto. Per un'ora sì! Per un'ora sì, assolutamente sì. Sì. La tartaruga che passa in basso, va ammazzata però, Non posso colpire lei io nel frattempo. No, ma devi ammazzare la tartaruga. Come cazzo si schiva quello lì? Come si schiva quello lì? Non si schiva evidentemente il tizio. Devi ammazzare la tartaruga, Alessio. Vabbè, Ale. Vabbè, fammi la voce quando è finito, Non voglio più andare giù dalla tartaruga, non serve a niente andare dalla tartaruga. Sei un coglione, tu che ci vai. Lo usi la super o tu te la tieni da conservi? Dove sono io? Morto io ti ho salvato come tutta la vita. Ma che stai sparando, Alessio? Cosa stai sparando? Mi è partito il dito su quello coso lì, magari lo proviamo. Bello questo. Si incazza ancora di più o... Tu che dici? Magari... Caprizzato. Devi muovere il pad! Muovi il pad veloce! Veloce non esiste. Vabbè, Alessio. Come si fa a muovere veloce? Sei rimorto come sempre, no? L'ho mosso piano. Vai a fare in culo, Pierpa. Pierpaolo che incolpa Pianesani per i colpi che subisce è roba da intervento dell'ONU. Scusate, Makov 4 l'ho capito, ma velocemente io non sono capace di muovere nulla.
la maneggevolezza. Mamma mia, cioè, vabbè, vabbè, è banale, cioè, sta roba, è ma banale. Ma che cazzo dici, sei morto? Cioè, la ma non c'entra niente. Ma che parli? Ma non è mai ma facile sta parli? Roba, è facile ma sta roba. Parli? È chiaramente sei facile, morto. Lo uccidi in tre sei secondi. Ma no, ma non cioè, c'entra niente. Ma io gioco con grandissima leggerezza, vuoi che lo rifaccio da solo? Ma anche l'aeroplano non mi piace, scusami, hai ragione. No, ma perché non mi piace. Non mi piace la musica. Però la scorda, però te la metti nelle cuffie tutto il giorno e poi quando hai finito le canzoni fai l'ho ascoltata tutta e non mi esplodo il cervello, dai! Da solo, ti quanti, stai rendendo quanti conto? Magari due livelli no, che mi sono rotto il cazzo. Ti sei reso conto della gioco. Competenza infinita della non partita? Non c'è nessuna competenza infinita. Cioè è noioso, è semplicemente noioso. Tentativo. Ci sta la gente che si sta chiedendo il mondo proprio. Cioè. Incredibile, chiediamo cioè, tutti, è troppo Champion of the World. No, sta facendo tutto lui. Sì, proprio, cioè è il gioco in cui veramente... Fate il livello del gigante di ferro che vi umilia. Qual è il livello del gigante non di ferro? Non lo so, ma proprio c'è... Che è un altro boss questo sì, qua? Certo, a chi devo sparare? Beh, suppongo a lei, tu che dici? Quello sullo sfondo, a lei. Il cappellaio sullo sfondo. Che cazzo l'ha preso? Ah, ma il ventaglio rimane a terra. Lo devo prendere il cuore. Ho sbagliato bottone. Tu dici? Chi l'ha preso? Vabbè, hai rotto il cazzo, Alessio. Perché ho cominciato a diventare più bravo di te. Sì, beh, si vede proprio. Chiaramente è più bravo di me, eh. Bravo, Ale. Ormai te le rubo tutte, sì. Te le no, ci sei sbattuto contro. Non me l'hai rubato. Te le rubo tutte. Tutte te le rubo. Io non vedevo quel ventaglio perché c'era la telecamera davanti, c'era! Bellissimo questo mondo, eh! Beh, vabbè, non sì. Non capisci un cazzo, però. Bravo, Ale. Bella mossa. Ti faccio i miei complimenti. Ti faccio bravissimo. Bella mossa. Bravo, bravo. Riprovaci di nuovo, perché è bella. Sarà una bella mossa. È un inizio. Sì, 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 sì. Sì. È un inizio. Mamma mia, come l'ho evitata. E adesso no, perché adesso sbattuto contro. Perché sono venuto da te? Sono venuto, non si sa perché sono venuto da te. Solo per darti fastidio. Sei veramente una sega. Anche se era molto difficile, l'ho fatto solo per darti fastidio. Solo per rubarlo a te. Perché il mio scopo è rubarti quelle cosine rosa che ti piacciono tanto. Bravo, bravo. Fortuna che ho usato la super. No, ma adesso me la tengo lì, che mi uccide. Perché qua c'è una roba minacciosa. Secondo me ne distrugge quello che mi arriva la bocca. Capito come si usa la super? Ma vai a fare in culo, Alessio. Vabbè, parla. Parla. Zitto parla. Che t'ho risuscitato! Non mi interessa se mi risusciti, però parli. Preferisco che non mi risusciti, però stai zitto. È impossibile, 60 cose addosso, è impossibile. Se muori tu è impossibile. Sì, è impossibile. Se muori tu è impossibile, sì. Se muoio io invece no. No, se muori te perché non sei capace, questo mi pare anche scontato, non penso che tu te la spiega io. Mamma mia. Dove lo so, non, cosa si capisce? Non lo so. Dobbiamo guardare in alto se sì, succede qualcosa. Guarda in alto tu intanto. Mandate i bagni. Vedi come faccio? Beh, cioè, spostati comunque per sicurezza, no? Che ma dici? Mi sposto da dove? Che se magari viene dove vado? Che discorso di merda è? Dove vai? Ci deve essere un avvertimento. Ci deve essere un avvertimento. Ci deve essere un avvertimento. No, non c'è nessun avvertimento. Ancora? Così? Perché se l'ha spento? Ho mal di gola.
Scusami se uso la super, eh. Sì, ti perdono. E lancia il ventaglio del mio cazzo. Sì, vabbè, guarda dove si è messa. Sì, vabbè, guarda dove si è messa. Sì, vabbè, vai a fare in culo, va. In testa mi si è messa. Vai a fare in culo. Pure questa è stata una scheda da regola. Adesso ho dato la ropiglia anche tu, non ti preoccupare. Ma vai, ma cioè, ma ci godi? Sì, ah, no, ah, quindi il tuo obiettivo è sperare che io muoia. Adesso stai zitto che finisco. Adesso stai zitto che lo finisco. Adesso stai zitto che lo finisco. Usa la super magari. Cioè, veramente antigioco. La tua speranza è che io muoia. Io non ci arrivo con la stella di merda. Cosa devo fare qua? Di certo non questo. Ma lo sto vedendo con te. Cosa vuoi che ti abbassi? Forse devi abbassare. Secondo te? No, io mi sarei abbassato. Di certo non saltato. No, perché c'era quella curvetta là che magari mi potevo aggrappare al monitor. Cosa? Al monitor. Che sega. Guarda fino a dove cazzo ha tirato sto ventilatore. Viene verso di me. Ma che cazzo vuoi? Che mossa la adesso. Ancora. Sì, vabbè, il biberon. Cos'è, è impossibile sta roba, eh? Cioè, veramente è insostenibile la roba che ti tira addosso, eh? Mamma mia! Mamma mia! Mirun ce l'ha arrivato! Si è abbassata! Si è abbassata per questa, per quella cosa lì! Mannaggia, pensavo fosse morta, pensavo! Io non ho neanche più parole. Non ho neanche più parole. Tu hai delle parole? Che quest'ultima fase è tutto facilissimo. Era ridicola. Sì. Quest'ultima fase era ridicola. Io credo che veramente siano finite le parole. No, veramente, io ho questo pensiero. Non ci sono più parole. Cosa puoi aggiungere? Nel dizionario ci sono ancora. Cosa puoi aggiungere? Che questo, che l'ultima parte era ridicola. Però ci sono arrivata l'ultima parte. Ma perché ti ci ho accompagnato? Perché ti ci ho accompagnato? Che quale sarebbe stato il tuo apporto? Che tu all'onda sapevi già che cosa avresti potuto fare di avresti dovuto evitare di sbagliato che era scappare. Ah, ok. Perché certo. Tu infatti tu ci saresti arrivato la seconda volta. Sì, c'era la stella. Vabbè, certo, c'era la stella, si abbassava. Ci avevo già saltato prima, non ci si arriva. No, ma è vero. Assolutamente verissimo. Io voglio parlare con lui. Sì. Ci siamo dimenticati uno, eh. Dov'è Aligi? È imbarazzante. Questo qua l'abbiamo fatto. Sì, è imbarazzante la competenza. La tartaruga del abbiamo già parlato. Questo devo fare.
cioè, incredibile. È chiaramente un altro livello di potenza, ha detto Bobberio. Beh, cioè, ma... no, è vero. È chiaramente vero. Dimmi basta, tu che cosa vuoi basta, aggiungere. Mi concentro. Chi l'ha vista quel coso sotto? Vabbè, Pierpa. Oh! Bisogna usare le... Le che? I trampolini, trampolini, trampolini diventano. Mamma mia. Che performance, che performance. Bravo Alessio, sei veramente bravo. Volevo prenderlo, sì. Usa il trampolino. È un po' difficile da prendere. Abbastanza, appena appena proprio, giusto un'antichia, eh. Ma poi ti sparasse in alto, cioè ti spara a livello in cui ti colpiranno probabilmente uguale. Sei proprio super coglione, qua, eh. Ma non pensavo mi prendesse. Ma comunque è molto lungo, eh. Non pensavo mi prendesse. Comunque è super coglione, gli hai tirato, ti sei andato addosso. Cioè, invece tu che sei andato a sbattere contro quello che volevi prendere. Tu sei super intelligente. Infatti, infatti. Adesso non li prendo. No, tu sei super. Io sono super coglione, tu sei super intelligente. Non li prendo più tanto. Non cambio più. Come hai fatto, scusa? Te ne sei fregato? Non serve a niente. No, certo serve. Sono saltato il trampolino e poi ho fatto il dash. Ma sì, il trampolino. Ci sei saltato un'ora prima sul trampolino. E poi ho fatto il dash, Alessio. No. Vabbè. Allora tu rimani a guardare, poi vediamo. Vabbè, io ho fatto come te però, eh. In merito di essere un super coglione come te proprio, eh. Tutti e due la stessa stronzata. Perché è impossibile. Cioè, ci sono delle configurazioni un po' random che sono impossibili. Per risuscitarti. Mi sono fatto colpire due volte per risuscitarti. Come cazzo fai? Dobbiamo andare all'altra parte, sì, cioè, ma come fai a capire quando partirà quella cosa lì? E magari se stavamo più attenti lo capivamo. Era schivata, eh. Vabbè, vabbè. Veramente, ok. Bisogna cercare di andare uno da una parte e uno dall'altra. E vabbè, ma come fai a passare dall'altra parte? Sì, si iniziano a muovere molto prima, eh. Vabbè, anche qua. Sono andato su, non so perché. Sapevo per... Cioè, potevo starmene tranquillo, pensavo di doverlo colpare su. Sulla pedana puoi passare. Qua se non usate il dash invisibile la vedo dura. Ah, ecco, mi fai caricare il dash invisibile? Esci tu, Marco. Tu ce l'hai il dash invisibile? Ma che cos'è il dash invisibile? Quello che fai fumetto. Ah, quello fumetto. Immortale? Non invisibile, immortale si chiama. Sì, certo, ce l'ho mai. Made Monta, dov'è, scusa? Charm, posto del charm, posto del cuore. Allora muoio. Quando finito di rotta mi fa meno. Cosa? Che armi? È talmente tardi che abbiamo un tentativo. Che armi consigli? Che armi mi consigli? Ma no, ti direi di procedere. Non certo quello di carica, che tanto non lo sai usare. Questo qua quindi... cambio. No, cambia il charge, che tanto non lo sai usare. No, vabbè, no, quello è l'automatico, sì. Non usa il ravvicinato come me, questo è un combattimento tanto ravvicinato, quindi.
Nuovo tentativo, eh. Dash invisibile quando si solleva con la pedana. Dash invisibile cosa? Quando si solleva con la pedana. Quando c'è il salto, perché dovrebbe essere un buono. Nessuno la cambia la passione. Beh, mi distrai, devi tacere. Devi tacere anche se ti faccio delle domande. Vabbè. Ma è che vabbè, abbiamo un po' sbagliato il tempo. Sì, sì, certo, perché io seguivo te. Perché è colpa mia, perché certo, fai le cose che faccio perché io. Perché hai smosso la trappola molto prima. Tra l'altro mi sono fatto colpire di nuovo. Prendi quella dietro te. E prende quella avanti. Non mi ha colpito. È un fenomeno. Lo dicevano anche all'università. Vabbè, mi è arrivata la bomba in testa, ma... Beh, poi io per risuscitarti, ovviamente, perché io ho l'altruismo dei coglioni, ho veramente... Spari di super. Vabbè, veramente... Meriti solo il disprezzo proprio, eh? Dai, finiscilo adesso. È possibile. Adesso se lo finisci bevo un bicchiere di merda. Allora, pensa che il tuo... Dai. Sfida. Ma dici che l'amministratore della società è contento che pigliamo al lavoro? Direi che... Tu che di... Bellissimo questo. E no, è una sprecata per la mia ragione. Perché sento odore! L'ho sentito forte questo odore! L'ho sentito fortissimo! C'era proprio l'odore, c'era! Vai, finisci, concludi. Mi dici una cosa? Prima bevi, poi lo sto già bevendo. No, hai detto il bicchiere. È già un bicchiere. No, hai detto il bicchiere. Hai detto il bicchiere. Si mantengono le promesse. Ma si mantengono le promesse. Tu l'hai detto convinto che sarei morto. Dimmi, mi sto sentendo, vai. Molto comodo. Perché la seconda fase? Perché la seconda? È sempre più facile. L'ultima fase è più perché facile. Perché vedi me giocare. Ma è quello importante. È ma perché importante. C'erano tre pezzettini di legno che cadevano dall'alto. Il gatto non era una minaccia. La zampetta stava dalla sua parte e non rompeva il cazzo. Vedi i fantasmini li hai disintegrati. Si chiama vedere Pierpaolo giocare. Cioè, guarda. No, che merda. Si è bloccato tutto. No. Si è bloccato. A Jacopo che fa? No, tutti si chiamano anche Jacopo. No. Cioè, incredibile. Neanche aveva guardato. Ragazzi, vi siete persi il momento in cui ho distrutto tutto. Ok, devi finire il bicchiere, la goccia. Alla goccia e poi chiudiamo. Che ore sono? Che c'entra? Perché 4 e 8, che cambia allora? È tardi, devo lavorare. E che c'entra? Beh, se erano le 5, Alessio, però, perdonami. Devo lavorare. Hai detto chiaramente, se lo finisci bene, cioè, vanno mantenute le scommesse. Allora, ragazzi. È chiaro che la prossima puntata del gioco lo finiremo perché che siamo arrivati. Mi sembra abbiamo fatti tutti. Mancano due boss e un run and gun. Lo finiamo la prossima puntata. E poi dopo c'è un altro mondo però. No, c'è il finale che penso sia il mostro. Suppongo sia il mostro. Scusate ragazzi, il finale è un mondo o è il finale? Bevi Alessio. Oggi sei il boss, ha battuto Pierpaolo. Bevi Alessio, tanto ti ha rubato la macchina. Ma c'è stato un dominio questa puntata veramente che è stato quasi abbia almeno la decenza di stare zitto Alessio. Basta. Sappiamo che sei un dio pelati, si è visto, no? Abbiamo visto campione incontrastato dell'esistenza. Ma di che vuoi parlare? Spiegami cosa vuoi dire. Voglio sapere la percentuale che abbiamo fatto. Esci tutto? E spingi, no, basta che esci e poi fai il restart. Grazie che mi avete visto perché... Scusatemi, dite se il finale è un mondo o un boss. Visto che pianella alcolizzata, non è che... Cioè, non avrei 80% direi che abbiamo finito. Oggi abbiamo iniziato che eravamo al 55%. 55? Vabbè, abbiamo fatto un 25. Quindi col 25 arriveremo al 105%, quindi direi che lo finiamo. Vabbè, ragazzi, allora... Cioè, lo finiamo, quindi lo finisco da solo. Sì, lo finisco da solo, secondo me.
Grazie di averci seguito anche questa puntata. Come al solito condividete e... cioè veramente non so che altro aggiungere. Vuoi aggiungere qualcosa? A parte sei bassissimo oggi in telecamera. Vuoi aggiungere qualcosa? Eh? Fai lo sguardo sexy per le tue fans? Vabbè, ciao.